Ciao a tutte, oggi vi farò vedere, semplice semplice, questo punto meraviglioso. È un punto che non ha multiplo, quindi si lavora tranquillamente su qualsiasi lavoro. È un punto abbastanza chiuso, è elastico, non è rigido, è molto semplice da realizzare. Semplicemente io sono sul dritto e vi farò vedere come si realizza. Allora, il mio vivagno, che lavoro a maglia dritta, poi proseguo. Se voi avete la maglia dritta qui all'inizio, dovete puntare tra una maglia e l'altra il ferro all'interno. Vedete questa piccola, piccola maglia, piccolo trattino? Entrate dentro in questo modo, prendete la maglia di dietro e riuscite nello stesso punto, mettetelo sul ferro e questa maglia qua la passiamo senza lavorarla. Quindi proseguiamo, mettiamo sempre dentro al buchino, usciamo con il filo sul ferro e poi prendiamo questa maglia e la passiamo senza lavorarla. Si formano due maglie, 1 e 2, e continuiamo così per tutto il ferro. Questa non la lavoro, quindi la maglia dritta che vi trovate sul ferro non lo lavorate, lavorate soltanto la maglia tra una maglia dritta nel mezzo. Vedete che aprendo avete altre queste piccole buchini, dovete entrare dentro qua dentro, fare una maglia normale dritta e questa maglia dritta che vi trovate la passate senza lavorarla e continuate così per tutto il ferro. Vado lentamente così potete vedere bene. Quindi all'interno pesco il filo, esco dalla stessa maglia, quindi maglia dritta, quella maglia sul ferro la passo senza lavorarla e vi si forma in questo modo. Proseguo per tutto il ferro, così vi faccio vedere il rovescio. Come vedete è abbastanza semplice ed è un punto che è adatto anche per gli uomini, quindi non è femminile il punto, però si può usare anche sul qualsiasi lavoro che volete fare, perché veramente si adatta veramente a tutto. Io finisco il ferro. Non tirate troppo le maglie, lasciatele belle morbide perché vi aiuteranno a fare questo effetto carino. Quindi proseguiamo in questo modo fino alla fine. Io ho montato ad esempio 30 maglie, che due maglie le ho tolte per i vivagni, quindi se volete fare un campioncino prima di iniziare un lavoro con questo punto, vi consiglio di iniziare con anche voi con 30 maglie sul ferro. Fate un piccolo campioncino e poi vedete come si lavora. L'ultima maglia a rovescio perché è vivagno, quindi proseguo maglia vivagno. Lo lavoro sempre dritto. Vedete che ora qua ho due maglie nella stessa maglia. Sul rovescio lo vedete meglio. Vedete, ne ho due. Dobbiamo trasformarla in una maglia. Come? Lavorandola semplicemente tutte e due al rovescio. Semplice. Prendete due, le prendete al rovescio e la lavorate. Tutta quanta al rovescio. Semplice, semplice. Veramente, non ci vuole tantissimo a realizzarlo. E non uscite pazze per avere conti da fare, non dovete calcolare niente, si lavora veramente facilmente, comunque veloce. Il rovescio si fa al rovescio, il dritto si fa un piccolo motivo. Finisco il ferro.
ecco qua, sto per finire e vi faccio vedere di nuovo il dritto, così non vi potete confondere. Il rovescio, l'ultima maglia rovescio perché di vivagno. Quindi andiamo sul dritto del lavoro, faccio la prima maglia di vivagno a dritto, poi c'è, entro tra una maglia e l'altra, entro e faccio una maglia dritta e poi passo l'altra maglia che ho sul ferro sul dritto senza lavorarla, quindi entro dentro, faccio una maglia, quella che c'è sul ferro la passo senza lavorarla, quindi entro e passo in questo modo, entro, faccio una maglia dritta e poi passo questa senza lavorarla e fate così per tutto, solo sul dritto del lavoro. Sul rovescio dovete lavorare il rovescio come si trova, quindi tutto al rovescio, prendendo le due maglie che vi si formeranno. Anzi, lo potrete vedere anche sul dritto, vedete che vi trovate due maglie, queste maglie sul rovescio lo dovete lavorare al rovescio, quindi veramente veramente semplice, un punto da utilizzare veramente su tutto, non dovreste avere problemi a inserirlo da qualche su qualche vostro progetto. Ecco qua, io ho finito il ferro quasi, spero che vi possa essere utile, vi possa essere d'aiuto e con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio. Quindi, ecco qua, perfetto. E l'ultima arrivante. Ecco, lo schema è proprio questo, è davvero semplice, in questo modo. Spero che vi possa essere d'aiuto. Vi saluto e vi abbraccio. Ciao!